Non è una vittoria, ma il pareggio di Potenza consegna al Teramo, oltre che una rete fantastica, quella di Pinzauti, anche l'ulteriore consapevolezza di essere formazione in grado di andare su qualsiasi campo a fare la partita. E dire che il Diavolo per la prima volta era andato in svantaggio con l'ex Cianci in un primo tempo nel quale il Teramo rischia subito dopo 7 minuti, quando Di Livio, esterno a sinistra nel 4-4-2 di somma, chiama Lewandowski al miracolo in uscita bassa. Teramo che vede il lato destro della difesa potentina come quello debole, ci prova allora Costa Ferreira col tiro dalla distanza fuori misura, ma non sarà l'ultima volta. Cianci intanto scalda i motori al 20° con la ripartenza veloce, ma col tiro davvero troppo velleitario che termina altissimo. Incredibile l'occasione biancorossa al 25°, Santoro sfonda dopo il triangolo con Costa Ferreira, serve Pinzauti che probabilmente in maniera involontaria libera l'area di rigore dei padroni di casa. A rigori qualche istante più tardi manda alto il tiro franco da buona posizione. La squadra di Paggi sembra avere il pallino di gioco tra le mani ed è per questo che il vantaggio lucano al 33° arriva come un fulmine a ciel sereno. Rilancio di Coccia dalle retrovie, Cianci sposta Piacentini, resiste al suo recupero col sinistro, fulmina Lewandowski sul pallo di competenza. Esultanza rabbiosa per l'ex centravanti biancorosso in prestito in Basilicata e che porta avanti il Potenza. Il Teramo trema ad un passo dall'intervallo perché con Son gira in rete il piazzato di Sandri, ma per Carrione di Castellammare di Stabia lo fa aiutandosi irregolarmente con un braccio. Rete annullata, ma Diavolo sotto alla fine del primo tempo ed è nella ripresa che i biancorossi trovano una rete sensazionale. Al 67° Diachité si autolancia, supera Coccia a velocità doppia e scodella un traversone in equilibrio precario che Pinzauti trasforma in oro con una forbice semplicemente meravigliosa. Prima rete in campionato dopo quella in Coppa Italia col Piacenza. Nel Teramo entra anche Bunino per un modulo a due punte, ma di occasioni ce ne saranno pochissime, anche se l'abbrivio sarà tutto ospite. Finisce 1-1 e il Diavolo continua la striscia positiva dei risultati. Domenica c'è la Juve Stabia al Bonolis, ma Paci ha tante cose positive da riportare sul pullman che lo riporterà a casa. Con questo spirito puoi fare grandi cose. A prescindere dal pareggio, lo spirito della squadra è stato eccellente, perché a fine primo tempo sono rientrato negli spogliatoi e ho sentito veramente la delusione. E questa squadra sta cambiando, perché nelle prime amichevoli, nelle prime uscite, o si perdeva o si pareggiava, non cambiava l'umore all'interno dello spogliatoio. Oggi invece è cambiato, si sta cambiando un po' tutto. La cosa che più mi ha fatto piacere è vedere la squadra che ancora al 94° spingeva in avanti e voleva vincere. Questo mi dà grande speranza. E faccio i complimenti ai ragazzi per questa grinta, per questo spirito che deve rispecchiare il Teramo di quest'anno.